Buongiorno e benvenuti. Benvenuti al webinar Decreto Semplificazione, le modifiche alla legge 241-1990, il primo evento online sulle misure di semplificazione apportate dal Decreto Legge del 16 luglio del 2020, il numero 76, il cosiddetto Decreto Semplificazioni, che è stato convertito nella legge 11 settembre 2020, la numero 120. Sono Paola Pirani di Formez PA, vi do il benvenuto a questo evento online. Do il benvenuto anche ai relatori di oggi. Abbiamo con noi in questo momento Isabella Sanza, esperta di semplificazione, Riccardo Roccasalve, esperto di semplificazione Formez PA. Avremo con noi successivamente anche la dottoressa Silvia Pabaro, direttore ufficio semplificazione e sburocratizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo webinar è l'evento online di un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione che fa parte sulle tematiche, soprattutto in oggetto del decreto semplificazione, e fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'organizzazione in materia di semplificazione. In questo momento, che è un progetto che Formez PA realizza su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Attualmente sono due i progetti che gestiamo su questo progetto, ed è Delivery Unit Nazionale e Supporto all'Operatività della Riforma in materia di semplificazione, i progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di semplificazione. Allora, andiamo a vedere più nel dettaglio questo ciclo che si inserisce appunto nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Quello di oggi è il primo webinar introduttivo, la prima parte sul decreto semplificazione, e andremo a parlare dell'inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza dei termini, le nuove norme in tema di pareri e silenzio assenso e la comunicazione dei motivi ostativi, la misurazione dei tempi. Abbiamo poi un altro appuntamento importante il 14 di ottobre, è la seconda parte, dunque decreto semplificazione, le modifiche alla legge 241 del 90, in cui andremo ad affrontare il tema della conferenza dei servizi accelerata e l'autocertificazione e i controlli, e potete già iscrivervi all'evento nel nodo 26 75 86 della pagina di eventi PA. Mi raccomando, una piccola comunicazione di servizio nel frattempo, ovvero già le iscrizioni sono veramente tante per questo evento, dunque se pensate di iscriversi, fatelo il prima possibile, altrimenti c'è il rischio di non trovare più posto. Allora, andiamo un attimo poi nel dettaglio dei futuri webinar che ci saranno da qui a dicembre. Allora, abbiamo semplificazione in edilizia e sviluppo dei processi di rigenerazione urbana, semplificazione in materia ambientale, impianti di energia rinnovabile e valutazione di impianto ambientale, le misure e le azioni previste dall'agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti modulistica standardizzata, le linee guida e le modalità di misurazione dei tempi e dei procedimenti. Andiamo a vedere anche nel dettaglio quali sono state le attività realizzate dal progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione fino a giugno 2020. Abbiamo attività di formazione in presenza e distanza, abbiamo attivato 7 centri di competenza regionali per la semplificazione in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Abbiamo avuto delle attività di affiancamento e consulenza in presenza a distanza, ben 14 indagini di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure di semplificazione, e è attiva tuttora la nostra comunità di pratica sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Questi sono i nostri centri di competenze attivati e queste sono tutte le tematiche che abbiamo affrontato in questo periodo nei seminari e nei webinar. Siamo andati dalla conferenza dei servizi alla modulistica unificata e standardizzata, imprese edilizia, digitalizzazione, e poi tutte queste tematiche su semplificazione Covid, normativa emergenziale, fino ad arrivare alle tematiche di oggi, cioè sul nuovo decreto semplificazione.
Tutti i nostri eventi, tutti i nostri seminari li potete trovare nella pagina Eventi PA al dettaglio 17455. Basta che clicchiate sull'evento di vostro interesse, vi si apre la pagina di eventi in cui potete trovare la registrazione e le slide utilizzate dai docenti. Andiamo anche all'evento di oggi che dopo appunto l'apertura dei lavori e l'introduzione ci sarà un intervento di Isabella Salza e Riccardo Roccasalva e di Silvia Paparo. Nell'ultima parte del nostro evento, dalle 11 in poi, ci sarà lo spazio per le domande e le risposte. Vi ricordo già da adesso che tutte le vostre domande, alle quali non ci sarà spazio per le risposte perché siete veramente tanti, attualmente siete già più di 600 in aula. A quel punto vi saranno date per iscritto nella pagina di eventi nella quale appunto avete già effettuato l'iscrizione. Andiamo a vedere quali sono le tematiche di oggi trattate dai nostri relatori: l'inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza dei termini, le nuove norme in tema di pareri e silenzio assenso, la comunicazione di motivi ostativi e la misurazione dei tempi. La chat, questo strumento così importante nella quale voi potete scrivere le vostre domande, ma anche far presente e avere supporto per le problematiche inerenti appunto alla fruizione, e ci sarà il mio supporto costante, e qualche altra comunicazione di servizio: la registrazione e le slide saranno presenti nella pagina di eventi nella quale vi siete già iscritti. Mentre ricordo che appunto, se andate sul calendario di eventi PA al 14 di ottobre, trovate già la pagina con il nostro prossimo webinar. A questo punto ricordo che l'attestato di iscrizione, perché Formez PA rilascia attestati di iscrizione per tutti coloro che sono effettivamente iscritti all'evento e che partecipano per almeno il 20% del tempo, e a questo punto, dopo queste comunicazioni di servizio e dopo i vostri buongiorno, lascio la parola ai nostri relatori. Prego. Buongiorno a tutti, mi sentite? Buongiorno. Dunque, per rispettare la scaletta del webinar previsto per oggi, dovrei parlare del primo argomento da trattare: l'inefficacia degli atti tardivi, che è appunto una delle modifiche che sono state portate appunto diciamo, che sono state introdotte dal DL 76 del 2020, quindi appunto il decreto legge convertito poi con la legge 120 del 2020. Sono state delle modifiche, diciamo, che hanno riguardato, possiamo dire, chiamarle modifiche chirurgiche, che hanno riguardato taluni aspetti che erano quelli appunto che la prassi poi ha mostrato essere problematici, o comunque l'implementazione, diciamo, della normativa vigente, soffriva, come dire, di piena operatività. E soprattutto, proprio per rispettare appunto Isabella, devi alzare un pochino l'audio, un pochino la tua voce. degli atti tardivi, quindi appunto alla modifica recata all'articolo 2 che ha introdotto della 241, che ha introdotto il comma 8 bis. Qui si va appunto a toccare un profilo che, diciamo, già noto, nel senso che comunque si cerca in qualche modo di implementare, di rafforzare l'efficacia del silenzio assenso, che comunque è una regola già vigente, diciamo, nel nostro ordinamento. Se ricordate, già tempo fa, con una modifica del 2010, diciamo, la terz'ultima in ordine cronologico, si era introdotto, diciamo, il silenzio assenso nell'ambito della conferenza di servizi per consentire la chiusura del procedimento
progetto ed è stato esteso anche alle amministrazioni sensibili. Poi con la riscrittura legata appunto alla riforma diciamo, attuata con il decreto legislativo 127 del 2016, si è cercato anche lì di, come dire, di intervenire sempre sulla norma del silenzio assenso, cercando diciamo, di garantirne la concreta efficacia. Perché? Perché appunto è una misura di semplificazione che dà certezza giuridica. E questo è stato, infatti, siccome c'era la problematica della responsabilità dell'atto silenzioso che si era formato appunto con il decorso dei termini, si era specificato nell'articolo, si è specificato nell'articolo 14 bis che la responsabilità dell'atto silenzioso quindi era dell'amministrazione competente, non dell'amministrazione precedente, per cui appunto anche in questo caso si cercava di garantire la piena efficacia ed effettività del silenzio. Ora si è decretata l'inefficacia degli atti adottati nei corsi di termini normativamente previsti, che vuole sostanzialmente perseguire queste finalità: il rafforzamento dell'efficacia del silenzio assenso, per cui è espressamente previsto che decorso il termine normativamente appunto stabilito dalla legge, l'atto è inefficace, quindi improduttivo Isabella, Isabella, scusami. Isabella, devi alzare un pochino il volume, devi parlare con più forza, con più forza. Intanto provo a parlare ancora più alto, in alta voce. Dicevo, la norma intende rafforzare l'efficacia del silenzio assenso. E quindi, perché? Perché il silenzio assenso è uno strumento fondamentale che consente la semplificazione del procedimento e soprattutto consente certezza giuridica. E difatti le finalità perseguite dall'introduzione di questo articolo, di questo comma 8 bis, è sostanzialmente, diciamo, rafforzare l'implementazione, quindi consentire l'implementazione dello strumento della regola del silenzio assenso, ma anche restringere i margini di discrezionalità. Per cui, laddove appunto c'è una decisione, soprattutto in un procedimento amministrativo, supponiamo appunto quello della conferenza dei servizi, il responsabile del procedimento a questo punto non ha più giustificazioni per aspettare che l'amministrazione competente si pronunci. Già era così nel 2016, perché appunto si è espressamente previsto che la responsabilità dell'atto formato per silenzio, dell'assenso implicito, è dell'amministrazione competente, per cui appunto la misura precedente deve semplicemente decretare diciamo, la formazione del silenzio assenso. A questo punto, ancora di più, si è definito, qualificato inefficace l'atto tardivo, per cui appunto in questo modo diciamo, si sono cercati di creare dei presidi per far funzionare questa regola, quindi per creare certezza giuridica anche rispetto al dies a quo dell'inefficacia dell'atto tardivo, per cui appunto da quando inizia diciamo, l'inefficacia. Diciamo, qual è l'ambito di applicazione di diciamo, di questo comma 8 bis? E anche in questo caso si è cercato di prevedere espressamente dove venivano prodotti gli effetti di questo, diciamo, di questa norma. E si è espressamente previsto infatti che sono tardivi, sono tardive le determinazioni adottate una volta scaduti i termini previsti per l'espressione delle determinazioni, quale appunto l'articolo 14 bis che prevede diciamo, i termini di 45 e di 90, ovvero salvi poi i termini previsti da leggi diciamo, di settore, in quel caso appunto i termini possono essere diversi, però comunque decorsi questi termini, la determinazione tardiva è inefficace, così pure è inefficace diciamo, l'assenso diciamo, adottato dall'amministrazione competente su richiesta di un'altra amministrazione per quanto riguarda appunto l'articolo 17b.
bis, quindi i commi 1 e 3, quindi anche nel caso dei termini, diciamo, Certo. del. Amministrazioni sensibili, se appunto la richiesta, diciamo, per questo si tratta appunto di procedimenti endoprocedimentali del parere necessario per l'adozione di atti amministrativi è tardivo, anche in questo caso è inefficace, così pure inefficace l'atto adottato decorso il termine previsto per la formazione del silenzio assenso sui procedimenti a distanza di parte, e quindi l'articolo 20,1. Parimenti, ovviamente, diciamo, inefficaci sono le determinazioni che sono adottate dal rappresentante nell'ambito della conferenza dei servizi simultanea, e quindi una volta che è, diciamo, perché come sapete la conferenza simultanea, sì, lo svolgimento dei lavori è effettuato in presenza, che può essere o telematica o fisica, e da parte rappresentante unico delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, per cui dopo l'ultima riunione della conferenza dei servizi simultanea, che può essere, ripeto, in presenza o fisica, o scaduti comunque i termini previsti dalla comma 14 ter comma 2, dall'articolo 14 ter comma 2, anche in questo caso si prevede espressamente che la determinazione adottata dopo i termini è inefficace. Così pure sono inefficaci i provvedimenti di divieto e di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti in caso appunto di SCIA. Quindi parliamo dell'articolo 19, commi 3, per la SCIA commerciale, comma 6 bis per la SCIA edilizia. Come sapete, appunto, questi atti i due commi che prevedono e prevedono appunto l'attuazione di controlli ex post sulla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dei requisiti e presupposti previsti dalla legge affinché la SCIA sia legittima. Ecco, in questo caso, se appunto questi provvedimenti di divieto arrivano superati i 60 e 30 giorni, è espressamente previsto, quindi senza margine di equivoco, senza appunto, diciamo, la possibilità di interpretare diversamente, che questi atti sono inefficaci. Ovviamente c'è la possibilità per l'amministrazione di esercitare la tutela. Questa ovviamente rimane salva ovviamente. Perché? Perché nel caso in cui l'atto formato per silenzium fosse illegittimo, l'amministrazione può intervenire a tutela, e lo può fare solo se sussistono le condizioni espressamente anche qui previste, che possono essere, che sono senz'altro appunto l'interesse pubblico coinvolto, e anche ovviamente questo esercizio della tutela può verificarsi solo entro 18 mesi dall'adozione dei provvedimenti. Quindi in questo caso come va interpretata la norma? Entro 18 mesi dalla formazione dell'assenso implicito per decorso dei termini. In quel caso appunto, in che ci ricorrono queste due condizioni, l'amministrazione può esercitare la tutela. Le slide sono state fatte appunto tutte le, diciamo, le modifiche, però adesso ci fermiamo solo appunto su quelle che ci interessano, rispettando l'ordine della scaletta. E quindi passiamo a questo punto alla modifica dell'articolo 10 bis, che è stato riscritto parzialmente, possiamo dire, cioè prima appunto aveva quattro periodi, adesso il terzo e il quarto periodo dell'articolo sono stati sostituiti e sostanzialmente sono diventati tre. Ma la cosa principale diciamo, da notare è che la modifica più importante è che la sospensione dei termini sostituisce l'interruzione, per cui la comunicazione del responsabile del procedimento dei motivi ostativi non interrompe più il procedimento, ma sospende i termini, per cui entro, diciamo, 10 giorni dalla comunicazione possono essere appunto presentate osservazioni da parte del privato.
A questo punto, una volta, quindi a questo punto i termini che ricominciano a decorrere, quindi non ovviamente dal giorno zero, ma dalla data in cui appunto è stato sospeso il procedimento, e quindi ricominciano a decorrere con due modalità, possiamo dire. Allora, o 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte del privato, quindi nella fattispecie il privato entro 10 giorni dalla comunicazione presenta le osservazioni, e quindi il procedimento comincia a decorrere 10 giorni dopo dalla presentazione delle osservazioni, ovvero nel caso in cui il privato non presenti, diciamo, osservazioni, allora a questo punto, una volta decorsi 10 giorni che lui ha a disposizione per poter esprimere osservazioni, a questo punto, decorso questo termine di 10 giorni, il procedimento riprende a decorrere. In caso di osservazioni, l'amministrazione, nella motivazione del provvedimento finale di diniego, deve indicare i soli motivi ulteriori che discendono dalle osservazioni che sono state presentate. Un altro importante, rilievo da fare rispetto appunto a questa modifica è che si è sostanzialmente previsto il divieto di reiterazione di provvedimenti di diniego motivati su profili prima non rilevati. Qui il legislatore è intervenuto su una prassi che consisteva in questo, cioè si reiteravano provvedimenti di diniego motivandoli su altre fattispecie, quindi portando altre motivazioni che però erano motivi che già erano esistenti all'epoca del primo diniego, ma che non erano stati rilevati, per cui appunto questi, i provvedimenti di diniego erano adottati all'infinito. Questa prassi era già stata stigmatizzata dal Consiglio di Stato, che appunto aveva, in cui nell'ambito della giurisprudenza del Consiglio di Stato era emerso il principio del one shot temperato. Qui appunto sulle slide ho individuato le due pronunce principali, soprattutto ce n'è una recente del 2017. Sostanzialmente la massima è questa: Come l'amministrazione, fa entrare? dopo aver subito un annullamento di un Isabella, procedimento, scusa, ti devo interrompere un secondo perché c'è la dottoressa Paparo che deve Sì, grazie, intervenire. molta apertura. Allora, la dottoressa Paparo può aprire la webcam e attivare il microfono. Poi riprendiamo. Connect. Allora, non sta rispondendo il sistema, purtroppo
Chiedo un attimo di pazienza, ma in aula siamo più di 1.000 e di conseguenza può esserci. La dottoressa Paparo però ha il microfono, dunque può cliccare sull'iconcina del microfono e dovremo provare a sentirla. Mi sentite? Sì, ora sì, prego. Allora, io mi scuso, ma c'è stato un fraintendimento. Io ero pronta all'inizio, ma non, diciamo, non ero, avevo avuto un problema, di ingresso, diciamo, nel sistema. Quindi mi scuso in particolare con la collega. Io volevo fare solo, intanto, una presentazione del ciclo di webinar. Sono veramente soddisfatta della grandissima presenza, non siamo riusciti ad accogliere tutti, come è stato detto all'inizio. Continueremo a fare i webinar, e i webinar sono parte di un lavoro più ampio che i nostri progetti, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione e delivery unit fanno diciamo, fanno per supportare la conoscenza e soprattutto l'attuazione degli interventi di riforma. E ci tengo in particolare, c'è un problema con le slide, c'è scritto conversione in corso. Allora, scusate. Allora, ecco qui. Tengo particolarmente anche a sottolineare che le novità di cui parliamo e di cui hanno parlato i colleghi, Isabella e parleranno il dottor Roccasalva, in realtà sono frutto in larga misura di un percorso di lavoro che con molti di noi, di voi, abbiamo fatto. Il decreto 76, il decreto convertito con la legge 120, il cosiddetto decreto semplificazioni, ha l'ambizione di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo, di sbloccare gli investimenti, di liberare risorse. Il decreto numero, diciamo, il decreto numero 76 interviene in settori chiave per la ripresa: edilizia, appalti, responsabilità, infrastrutture, banda larga, procedure ambientali, green economy e molti altri temi ancora. Insieme a misure di carattere settoriale fondamentali per la ripresa, il decreto contiene misure di carattere trasversale a tutte le procedure che hanno appunto la finalità di assicurare tempi certi, trasparenza e digitalizzazione. Le norme sul procedimento amministrativo, che poi i colleghi hanno già cominciato a illustrare nel dettaglio, una finalità, una ratio chiara, e io ci tenevo a condividerla con voi. Non si tratta dell'ennesimo annuncio, dell'ennesimo rivolgimento della conferenza di servizi e di questo o di quell'altro istituto, che ci sono stati, sono importanti. Noi abbiamo detto con chiarezza che non servivano modifiche radicali o anche non radicali all'istituto della conferenza dei servizi o alla SCIA. Quello che serviva erano interventi e disposizioni, quindi interventi, disposizioni tese ad assicurare effettività a disposizioni che sono
che erano già presenti nella legge 241 e che partivano per l'appunto dall'analisi delle criticità segnalate da tanti funzionari, dirigenti e sicuramente che sono anche tra voi. Quindi piccoli interventi per rendere più efficaci, più effettive le norme esistenti. Ne stava parlando Isabella Salsa. Il primo, probabilmente il più rilevante, è la modifica all'articolo 2 della legge 241, il nuovo comma 8 bis, che introduce l'inefficacia degli atti tardivi. Come avrà sicuramente evidenziato Isabella, le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso adottati dopo la scadenza dei termini di invio, dopo la scadenza dei termini, qui c'è un errore nella slide, indicati, sì, di invio, no, non è un errore, termini di invio degli atti d'assenso indicati nella comunicazione di indizione della conferenza, dopo la scadenza dei termini di silenzio assenso tra amministrazioni, dopo il decorso dei termini del silenzio assenso di cui all'articolo 20, successivamente all'ultima riunione della conferenza simultanea, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi adottati decorsi i termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6 bis. Resta fermo ovviamente l'intervento in autotutela previsto dall'articolo 21 nonies quando ne ricorrono i presupposti e le condizioni. Ora si potrebbe dire, diciamo questa, si potrebbe dire che diciamo, se un atto di assenso arrivava dopo la conclusione della conferenza, dopo l'assunzione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, sicuramente sarebbe stato inefficace. Il problema, come molte colleghe che ho visto tra le presenti, è un problema ben conosciuto. È evidente che si sarebbe potuto far valere in giudizio, ma noi ci siamo trovati di fronte a molti episodi di questo genere che hanno determinato un approccio per cui il responsabile del procedimento attendeva l'assenso tardivo prima di chiudere per evitare di avere provvedimenti contraddittori. In questo modo si fa chiarezza e non ci sono alibi. Un provvedimento approvato anche un minuto dopo, inviato, trasmesso anche un minuto dopo la scadenza del termine è inefficace. In questo modo è una piccola disposizione che però rende molto più cogenti e toglie qualsiasi alibi. Qualcuno ha detto, ah, ma se si tratta di atti di assenso e non di diniego, atti di assenso favorevole all'interessato, ma sappiamo benissimo che gli atti di assenso sono spesso con prescrizioni e in ogni caso bisogna che il termine sia effettivo e quindi decorso quel termine, l'atto tardivo, positivo o negativo,
è inefficace. Qualcuno ha discusso se era meglio l'inefficacia o la nullità, ma queste sono questioni che noi lasciamo alla giurisprudenza. Analogamente, per quanto riguarda il divieto di prosecuzione, diciamo, o il diniego o gli eventuali effetti di divieto della SCIA, noi sappiamo che è un problema diffuso, che spesso i termini della SCIA edilizia, spesso che i termini della SCIA edilizia in 30 giorni sono molto, diciamo, stringenti, ma in questo caso in realtà è già così. I provvedimenti vanno adottati nei termini. Decorso quei termini, l'amministrazione può intervenire solo in autotutela. Quindi questo è, come sapete, già così. Naturalmente, se ci si trova di fronte a dichiarazioni a false attestazioni, eccetera, eccetera, lì è sempre è prevista la decadenza dal beneficio. Quindi questa norma nasce dal lavoro fatto anche dei progetti e nasce dall'evitare un problema diffuso e quindi è molto importante che diciamo, l'analizziamo, la conosciamo e la utilizziamo e eventualmente ci segnalate i problemi, eventuali problemi applicativi. No, il preavviso di diniego, vedo, credo che anche di questo stesse parlando Isabella, la nuova formulazione sostanzialmente sostituisce l'interruzione del termine del procedimento con la sospensione. È sembrato a molti di noi, credo, irrazionale. L'approccio, diciamo, la disposizione per cui in caso di preavviso di diniego i termini ricominciavano a decorrere dall'inizio e questo determinava anche alcuni comportamenti patologici, tipicamente i dinieghi a vuoto, non riesco a chiudere, faccio il diniego a vuoto e poi così c'è tempo per ricominciare da capo. I termini, invece, diciamo, la modifica prevede che i termini del procedimento siano sospesi, in caso di preavviso di diniego, siano sospesi e non interrotti, sospesi e ricomincino a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati. Qualora l'autorità competente confermi il provvedimento di diniego, deve indicare espressamente nella motivazione le ragioni ostative ulteriori che vengono dalle osservazioni del privato, ma su questo punto diciamo non ci torno perché ho sentito che di questo parlava Isabella e quindi anche sul 21-octies non mi soffermo. Passo rapidamente alla misurazione dei tempi. Evidenziando che è stata introdotta la misurazione dei tempi, che non è una cosa nuova perché c'era anche prevista nel decreto legislativo 33 in materia di trasparenza, ma qui diciamo è vista intanto come strumento
strumento da introdurre in modo progressivo. Vedete, la norma fa riferimento ai procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e le imprese. È una formulazione un po' generica, ma sta a significare che da dove è partita questa norma? Non dall'intenzione di caricare sulle amministrazioni un nuovo adempimento, come se non ce ne fossero già abbastanza. Di fronte alle molte proposte tese a ridurre ulteriormente i termini di conclusione dei procedimenti, i termini di legge, noi abbiamo detto lavoriamo, questa è stata la filosofia dell'intervento, per rendere più cogenti i termini esistenti, 8 bis, per ridurre i termini come nel caso del preavviso di introdurre la sospensione, come nel caso del preavviso di diniego, e la linea generale è stata noi dobbiamo lavorare non per proclamare termini brevissimi, ma per rendere effettivi i termini esistenti e soprattutto per affrontare la questione del termine del procedimento, del suo rispetto in termini organizzativi. In termini di individuazione delle condizioni che consentono il rispetto dei tempi, perché noi sappiamo che diciamo, spesso non si tratta di cattiva volontà, ma ci sono una serie di condizioni organizzative, di risorse che non ci consentono o che rendono difficile il rispetto dei termini. Ecco, queste vanno però individuate e affrontate. Quindi, questa è la ratio dell'introduzione della misurazione e della pubblicazione dei tempi. Con DPCM, e su questo si sta già lavorando, con le regioni e con l'ANCI, vengono individuate le modalità da stabilire con DPCM. La finalità è quella di, in primo luogo, quella di avere un'autodiagnosi del grado di complessità o semplicità delle procedure e individuare i problemi da affrontare, organizzativi, mancanza di personale, problemi tecnologici. La seconda finalità è quella di creare anche un confronto, perché è evidente che se per avere la carta d'identità nel comune X ci metto 3 giorni e nel comune X ci metto 3 mesi, vorrà dire che le differenti performance sono connesse a, diciamo, organizzazione, del personale. O altre, diciamo, problematiche. Per questo attribuiamo molta importanza, perché la finalità è quella di dare effettività alle norme sul termine del procedimento. L'approccio che avremo nell'attuazione è proporzionalità e sostenibilità dell'attività di misurazione, metodologia flessibile e diciamo, l'idea su cui ci stiamo confrontando è quella di individuare all'inizio un set minimo di procedure. Faccio un esempio. I comuni, carta d'identità e diciamo, strutture ricettive. Faccio un esempio, ma solo per fare un esempio. Per le regioni una gamma magari un po' più ampia di 5-6 procedimenti e avviare un impegno di misurazione su
questi due e poi avere, diciamo, un'estensione progressiva. Quindi noi teniamo molto a che non sia un nuovo adempimento, ma che sia appunto uno strumento di miglioramento e ovviamente uno strumento di trasparenza, perché poi sappiamo che quando da cittadini dobbiamo andare al pronto soccorso e troviamo sul sito i tempi di attesa del pronto soccorso, ne siamo assai soddisfatti. Scusate se faccio questo esempio, però diciamo, in realtà qui io ho evidenziato l'aspetto di autodiagnosi, strumento di miglioramento, progressività, eccetera, eccetera. Ma non dobbiamo sottovalutare quello che comunque per noi è al primo posto, e cioè che il cittadino ha diritto di sapere quanto si mette a fare una cosa. E questo migliora le cose anche per il personale, perché non ha il cittadino col fiato sul collo che gli chiede allora. Oh, un ultimo cenno sull'autocertificazione, su questo scusate, stavo leggendo una domanda. Faccio un cenno poi all'autocertificazione e poi su questo torneremo. L'autocertificazione, diciamo, le norme sono state introdotte, nuove norme sull'autocertificazione e i controlli che introducono sia nel decreto rilancio che nella 241 riaffermano le norme generali sulla documentazione amministrativa che accanto a questa solenne, diciamo, riaffermazione che è sempre importante e tanto più è stata importante nella fase dell'emergenza, sono state introdotte una serie di modifiche rilevanti, su cui poi potremo tornare nei prossimi webinar, e che riguardano la esplicitazione che i controlli ex post possano essere fatti successivamente all'erogazione dei benefici comunque denominati, le sanzioni sono aumentate nei confronti delle dichiarazioni false, quindi c'è sia un aumento delle sanzioni penali che il divieto di accedere per 2 anni a contributi e agevolazioni. Altra novità che viene estesa è quella relativa alla possibilità all'impossibilità e al divieto di chiedere documenti in possesso dell'amministrazione anche nel corso di, diciamo, attività di controllo, anche di controllo in loco. Adesso faccio un esempio, so che non succede più perché vanno con il computer e con i loro collegamenti, ma un tempo l'INPS andava a fare i controlli e chiedeva, o l'ufficio del lavoro, e chiedeva tutti i dati che sono in possesso dell'INPS. Questo nell'attività di controllo in loco non può più essere fatto perché, diciamo, se i documenti sono in possesso dell'amministrazione, l'amministrazione
se li può vedere prima. Quindi, diciamo, altro elemento fondamentale riguarda l'accesso alle banche dati, perché è ovvio che se le norme sull'autocertificazione e sull'acquisizione d'ufficio di dati e documenti che esistono da 20 anni possono camminare solo sulle gambe di un sistema in grado di garantire efficacemente l'accesso alle banche dati, a partire da quelle di interesse nazionale, anagrafe della popolazione residente, anagrafe tributarie, eccetera. L'articolo 264 del decreto rilancio ha previsto degli accordi quadro di fruizione che individuano i dati e le modalità di accesso per metterli a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni. Questa è la novità, naturalmente ancora di più su questo, ma come su tutto il resto, dal dire al fare. E quindi siamo di fronte alle sfide dell'attuazione. Le norme sono importanti, ma appunto non bastano. È importante che vengano conosciute, è importante lavorare sugli strumenti per dargli attuazione, è importante rispondere a dubbi e i nostri progetti sono qui per questo. Quindi lascio la parola ai colleghi. Per quanto riguarda che potranno ben rispondere anche alle domande, allora i procedimenti di maggiore, dico solo una cosa che magari diciamo i colleghi non hanno sul resto, le domande, allora. Quando i progetti di maggiore impatto verranno definiti le linee guida, ma verranno concordati con Regione e con ANCI, diciamo, un set minimo di procedimenti, fermo restando che il Comune e la Regione ne può misurare di più. Per quanto riguarda come si verifica il divieto di accedere per 2 anni a contributi e agevolazioni, innanzitutto questo divieto deve essere fatto valere nell'amministrazione a cui è stata, perché poi i contributi soprattutto in questa fase vengono erogati da diverse, diciamo, c'è una concentrazione nell'erogazione dei contributi. Dopodiché dobbiamo chiedere, stiamo chiedendo a una delle amministrazioni, INPS, Agenzia delle Entrate, di fare, diciamo, una raccolta banca dati accessibile alle amministrazioni che nella prima fase non potranno che lavorare far valere la sanzione sui procedimenti di propria competenza. Quando sarà a regime la banca dati in generale, qui si potrà passare, perché non è che un'amministrazione può sentire le N amministrazioni per sapere se qualcuno ha fatto, una dichiarazione falsa. Quindi, l'indicazione è di procedere in questo modo.
Io vi ringrazio ancora e mi scuso ancora per misunderstanding e fraintendimento che non ha permesso pur essendo io qui, di cominciare all'inizio. Mi scuso anche con i colleghi e in particolare con Isabella che è stata interrotta. Grazie. Prego Isabella, puoi riaprire la tua webcam e puoi ricominciare a parlare. Bene, mi sentite? Allora, provo a completare la parte dell'articolo 10 bis, e poi però lascerei la parola senz'altro a mio collega Riccardo, così appunto diciamo, tratta anche gli argomenti previsti in scaletta per oggi. Allora, dicevo che l'articolo 10 bis, tra l'altro anche appunto ne ha parlato anche la dottoressa Paparo, diciamo, ha voluto spezzare, intervenire su una prassi che appunto prevedeva che sostanzialmente consisteva in questo: l'amministrazione reiterava diciamo, provvedimenti di diniego adottando altre motivazioni che erano motivi ostativi in realtà che già erano esistenti, però non erano stati rilevati precedentemente in occasione del primo provvedimento di diniego adottato. Questa prassi era stata già stigmatizzata dal Consiglio di Stato, nelle slide troverete riferimenti, per cui sostanzialmente si cerca, diciamo, di vietare la prassi della reiterazione di provvedimenti di diniego motivati su profili prima esistenti ma non rilevati. Quindi l'amministrazione deve fare un esame rigoroso di tutti i motivi ostativi che appunto ostano all'adozione del provvedimento e quindi diciamo, elencarli, diciamo, esprimerli nel provvedimento di diniego, nella motivazione. Questo è importante perché io, diciamo, lo collegherei anche ad altri principi che sono stati introdotti e che appunto aumentano il novero dei principi su cui deve improntarsi l'azione amministrativa. Sostanzialmente il decreto di semplificazioni ha introdotto un comma 2 bis secondo cui i rapporti da cittadino alla pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. Questi principi in realtà, possiamo dire, di natura privatistica, come sapete, disciplinano appunto diciamo, la normativa sui contratti, quindi di comportarsi in modo, diciamo, secondo buona fede, è un principio, diciamo, di natura privatistica, però nella legge 241, diciamo, già erano rilevabili, riscontrabili. Quindi perché? Perché senz'altro nell'articolo 2, che obbliga appunto la PA a concludere il procedimento con l'emanazione di un provvedimento conclusivo, questo tipo, diciamo, di previsione, questa previsione è idonea a far emergere un legittimo affidamento da parte del privato alla conclusione del provvedimento, che non deve essere forza positiva, però comunque c'è la chiarezza sulla conclusione del procedimento. E diciamo che proprio per questa previsione possiamo dire che risponde al canone della buona fede l'amministrazione che appunto chiude il procedimento, per cui già nell'articolo 2, prima della riforma, poteva appunto, come dire, rinvenirsi questo tipo di questo principio. Prova ad alzare ancora di più la voce comunque. Ma anche nell'articolo 10 bis, cioè anche prima della riforma, nell'articolo 10 bis era possibile rinvenire i principi di collaborazione
di buona fede, nei rapporti tra PA e cittadino, impresa e quindi privato, istante. Perché? Perché l'articolo 10 bis stabilisce l'obbligo della PA di comunicare i motivi ostativi di mancato accoglimento dell'istanza. Questa appunto è una previsione che, come dire, corroborata, diciamo, fondata proprio sul principio della buona fede e della leale collaborazione. Ora però cosa comporta l'espressione? Previsione di questi principi all'interno della legge generale sul procedimento e senz'altro a questo punto rafforza il disposto dell'articolo 10 bis, perché una volta appunto che si espressamente si prevede che i principi che appunto i rapporti tra PA e cittadino sono improntati sul principio della collaborazione e della buona fede, questo significa che la comunicazione, l'impatto, la ricaduta sul 10 bis è sostanzialmente questa: la comunicazione dei motivi ostativi non può essere generica e valevole per tutti i casi, ma deve essere rigorosa e idonea a descrivere l'iter logico seguito dall'amministrazione nella sua valutazione negativa. Inoltre, la comunicazione dei motivi ostativi cristallizza tutte le ragioni istruttorie negative e rafforza a questo punto la partecipazione del privato nella modifica del provvedimento finale, perché appunto poi la PA deve tenerne conto sulla base delle osservazioni che non possono essere rigettate per motivi preesistenti, ma non rilevati. Questo è quindi si ricollega appunto alla modifica del 10 bis, ma anche rafforza a questo punto la leale collaborazione, la collaborazione tra PA e cittadino, la chance del cittadino di ottenere la realizzazione dell'interesse pretensivo. Chiude, e chiudo anch'io perché altrimenti prendo anche lo spazio del mio collega, questa modifica anche. Scusate, sono andata troppo avanti, la modifica dell'articolo 21-octies, perché appunto l'articolo 21-octies, come sapete, esclude l'annullabilità del provvedimento. Quando è che il provvedimento non è annullabile? Quando il suo contenuto dispositivo, per la natura vincolata dell'atto, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Inoltre, se non può essere annullato il provvedimento quando l'amministrazione dimostri in giudizio che, sebbene l'atto sia stato adottato in violazione della disposizione che prevede l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento che incombe sul responsabile, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Siccome la finalità della modifica dell'articolo 10 bis è anche quella di diciamo, arginare questa prassi della reiterazione di provvedimenti di diniego basati su motivi già esistenti ma non rilevati, la modifica dell'articolo 21-octies garantisce il rispetto di questa previsione. Perché? Perché restringe i limiti di annullabilità del provvedimento, prevedendo che questo sia sempre annullabile qualora sia stato adottato in violazione della normativa del preavviso di diniego, altrimenti la modifica dell'articolo 10-bis sarebbe appunto sarebbe rimasta esautorata. Io lascerei la parola a questo punto a Riccardo, così può Sì, completare. grazie Isabella. Mi sentite intanto? Speriamo mi sentiate bene. Grazie a tutti. Ora attendiamo un attimo le slide. No. Riccardo, come va la rete? Riccardo? Non va. Esci, rientra. Allora, intanto che
Riccardo esce e rientra dall'aula. Sì, come al solito le slide saranno disponibili da questo pomeriggio insieme alla registrazione, troverete il link. E aspettiamo ancora un attimo. Visto i tempi che abbiamo sforato, dopo l'intervento di Riccardo, se non ci dovesse essere tempo per le domande, vi ricordo che le troverete per iscritto sempre nella pagina di eventi. Allora, diamo un attimo di tempo a Riccardo di entrare. Ecco Riccardo. Adesso? Sì, perfetto, vai. Ok, oggi va così. Vabbè. Allora, saltiamo le slide che già ha commentato Isabella. Ok, allora parliamo brevemente a questo punto del. No, io non parlerò dell'articolo 10 bis, quindi attacco direttamente con le novità in materia di pareri. Allora, abbiamo detto, l'ha accennato anche la dottoressa Paparo, il decreto semplificazione introduce modifiche anche ad alcuni articoli della 241 che riguardano l'emissione di pareri più o meno vincolanti da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare ci riferiamo alle modifiche apportate agli articoli 16 e 17 bis. Allora, cominciamo dall'articolo 16 e vediamo prima di tutto cosa dice la nuova disposizione? Allora, intanto le modifiche prevedono con una chiara finalità di speditezza, quindi per conferire velocità e speditezza al procedimento, che nel momento in cui decorrono i termini per l'emissione di un parere, senza che il parere sia stato reso, anche se si tratta di un parere obbligatorio, questa è l'innovazione. Oppure senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione deve procedere, quindi non ha facoltà. Prima invece, prima della novella, quindi prima della novella apportata dal decreto semplificazione, l'articolo 16 apportava una distinzione, cioè si diceva quando il parere è facoltativo, l'ente precedente doveva senz'altro procedere. Se invece il parere era obbligatorio, l'ente precedente aveva la facoltà, ma non l'obbligo di procedere. Oggi invece è prevista per entrambe le tipologie di parere l'obbligatorietà. Modifiche sono state apportate anche all'articolo 17 bis, ne parleremo sempre in maniera molto succinta, dato il tempo. Allora, intanto, che cos'è? Ricordiamo brevemente l'articolo 17 bis, quell'articolo introdotto dalla riforma di qualche anno fa della 241 che estende l'istituto del silenzio assenso ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e gestori di beni o pubblici servizi. È un silenzio che quindi riguarda soltanto strettamente i rapporti tra pubbliche amministrazioni o gestori di beni e pubblici servizi, non anche ai rapporti tra privati. Questo lo ribadisco perché sia il parere del Consiglio di Stato del 2016 sulla bozza di provvedimento che stava predisponendo il governo in quel frangente, sia anche una recente sentenza del TAR Lazio del luglio 2020, chiariscono che si tratta di un articolo che riguarda soltanto i rapporti tra pubbliche amministrazioni, cioè quando sono in ballo interessi squisitamente pubblici, non anche quando pubbliche amministrazioni si fanno in qualche modo portatrici di interessi privati, come è il caso, ad esempio, del SUAP, del SUE, eccetera, dove la richiesta la faccio io come responsabile sportello unico, ma lo faccio tra virgolette in nome e per conto del privato. Ecco, la giurisprudenza chiarisce, come aveva già fatto il Consiglio di Stato in sede consultiva nel 2016, che non è questo l'articolo di riferimento. Quindi questo si applica soltanto ai rapporti tra pubbliche amministrazioni quando sono in ballo interessi di stretta pertinenza delle pubbliche amministrazioni stesse. Quindi cosa dice questo articolo? Che decorsi 30 giorni dal ricevimento, che salgono a 90 nel caso in cui a essere compulsato, a essere richiesto di parere, sia un ente preposto alla tutela di interessi sensibili, l'amministrazione precedente può senz'altro andare avanti, purché abbia trasmesso insieme alla richiesta di parere anche uno schema di provvedimento finale.
La norma dichiarava prima e dichiara ancora adesso che il termine può essere interrotto una sola volta quando vi sono esigenze istruttorie o richieste di modifiche, purché motivate in maniera puntuale. E ripeto, decorsi questi 30 o 90 giorni, l'assenso si intende comunque acquisito. L'unico limite all'applicazione del silenzio assenso endoprocedimentale, parallelamente a quanto accade in tutto e in parte alla conferenza dei servizi, è che dice, la norma non si applica nei casi in cui appunto disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Sappiamo quali sono questi casi, sono i casi di, ad esempio, la VIA, l'autorizzazione ordinaria all'immissione in atmosfera, di cui è l'articolo 269 del codice dell'ambiente, il riconoscimento di stabilimenti alimentari, perché vi ricordo che questa è una procedura, come dire, introdotta da due regolamenti comunitari, l'852 e l'853 del 2004, quindi sono tutti atti di assenso che sono richiesti come espliciti proprio da norme di diretta derivazione comunitarie. Qual è la differenza brevemente tra questo silenzio assenso e l'articolo 20 della 241, che questo fin dall'inizio, fin dal 90, aveva introdotto nel nostro ordinamento il silenzio assenso? Perché quello del 17 bis è un silenzio assenso, come dire, endoprocedimentale, interno al procedimento, laddove invece quello dell'articolo 20 si riferisce direttamente ai rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, quindi è qualificabile come silenzio provvedimentale, quindi tiene luogo di un provvedimento. Qui invece il silenzio, nei casi previsti, tiene luogo di un parere, quindi il responsabile del procedimento può andare avanti. Veniamo quindi finalmente vediamo quali sono gli interventi recenti del legislatore. Allora, intanto c'era stato un primo intervento da parte del legislatore quest'anno con il decreto rilancio, il decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, che aveva stabilito in maniera del tutto transitoria, quindi fino al 31 dicembre di quest'anno, una volta scaduti i 30 giorni, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo. Ora, chiaramente capite tutti che questa non è una norma realmente innovativa, è semplicemente, come diceva prima giustamente la dottoressa Paparo, è un chiaro segnale da parte del legislatore di dire ai responsabili del procedimento più, tra virgolette, timidi, restii ad andare avanti, guarda, non hai scelta, scaduti i termini, devi andare avanti come se quell'atto fosse stato emesso in senso favorevole e incondizionato. Ed è esattamente la stessa cosa che, poi magari questo verrà affrontato meglio la settimana prossima, troviamo nella disciplina della conferenza dei servizi. Ma questa è una norma, ripeto, transitoria e soprattutto è una norma che chiarisce più che realmente innovare. L'articolo 12,1 lettera F del decreto semplificazione invece ci dice che porta realmente delle innovazioni, in particolare già a partire dalla rubrica. Quindi prima l'articolo 17 bis non è rubricato più silenzio assenso, ma oggi è effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra queste i gestori di beni o servizi pubblici. In questo modo capite che si amplia, per dare un senso anche fin dalla rubrica, dell'ampliamento delle fattispecie disciplinate dalla norma per effetto di queste previsioni. Nel dettaglio del testo del 17 bis viene introdotto un nuovo periodo, quindi nel corpo del comma 1 appunto di questo articolo, che si riferisce ai casi in cui per adottare un provvedimento normativo o un provvedimento amministrativo, ci deve essere necessariamente una o più amministrazioni pubbliche che devono fare la proposta e un'altra invece competente ad adottare l'atto. Quindi le modifiche si riferiscono esclusivamente a questa fattispecie. Stabilisce la nuova norma, che in questo caso la proposta deve essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, cioè l'amministrazione competente ad adottare l'atto chiede di effettuare la proposta, questa deve essere trasmessa entro 30 giorni. Questa disposizione, badiamo bene, però non si applica, quindi questa nuova normativa che riguarda i casi in cui, ripeto, c'è un'amministrazione competente ad adottare l'atto e un'altra che deve proporre lo schema di atto da adottare, questa norma non si applica, perché
ai casi in cui la proposta riguarda enti preposti alla tutela di interessi sensibili. Anche qui è previsto che se l'amministrazione proponente, quindi quella che ha il potere di proposta, rappresenta esigenze istruttorie, purché sempre motivate e formulate in maniera puntuale, si applica lo stesso termine di 30 giorni. Dopodiché, che cosa dice questa riforma normativa? Qualora la proposta non sia trasmessa nei termini, l'ente ha facoltà di procedere, quindi nei termini che poi vedremo subito sotto. Quindi l'inerzia dell'ente proponente comporta semplicemente che cosa? Che io come amministrazione competente ad adottare l'atto posso procedere all'adozione, ma non direttamente, cioè devo a questo punto io ente competente ad adottare l'atto, devo io formare la proposta di provvedimento normativo e trasmetterla all'ente che ha il potere di proposta. E a questo punto tornano i 30 giorni previsti dall'articolo 17 bis. Cioè, se in questo caso l'ente competente all'adozione ha trasmesso lo schema di provvedimento e l'ente competente a fare la proposta, che già era stato silente, non si esprime nei successivi 30 giorni, allora a quel punto l'ente, diciamo così, competente all'adozione ha senz'altro la possibilità di adottare l'atto. Mi rendo conto che la materia è un po' complessa forse da comprendere, però questo è quello che stabilisce la norma. Molte significative novità sono introdotte anche nell'articolo 18 della 241 da parte di un altro articolo, o meglio, di un'altra lettera dell'articolo 12,1 del decreto semplificazione, la lettera H. Che cosa diceva nel testo previgente l'articolo 18 riferito all'autocertificazione? Diceva che per incentivare il ricorso all'autocertificazione, le amministrazioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovevano adottare misure organizzative in materia di autocertificazione ai sensi della legge 15 del 68. Vi ricordate, la legge 15 del 68 è quella che fondamentalmente ha dettato la materia fino all'entrata in vigore del testo unico della documentazione amministrativa, quindi il 445 del 2000. Oggi quindi, con la nuova formulazione l'obbligo diventa permanente, quindi non è più entro 6 mesi, ma è un obbligo permanente, e il riferimento alla legge 15 del 68 è stata sostituita con il DPR 445 del 2000. Ma soprattutto, cosa molto più importante, è stato introdotto un nuovo comma nell'articolo 18, il comma 3 bis, in cui si dice: nei procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati indennità, prestazione previdenziale, prestazioni assistenziali, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, o anche il rilascio di autorizzazioni nulla osta comunque denominate, le dichiarazioni sostitutive di quegli articoli 46 e 47 del DPR 445, quindi ricordiamo le dichiarazioni sostitutive e dell'atto di notorietà e di certificazione, quindi tutte le dichiarazioni sostitutive, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto salvo, naturalmente, il rispetto delle disposizioni in materia di antimafia. Quindi, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io, per esempio, pubblico un bando per la concessione di contributi, laddove prima ero tenuto a fare, prima proprio di procedere all'erogazione, tutta una serie di controlli, soltanto in esito ai quali era possibile erogare la prestazione, oggi, fatto salvo, ripeto, rispetto delle normative antimafia, devo acquisire le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazione, purché naturalmente siano complete e siano rese in maniera formalmente completa, e devo procedere col procedimento. Questo non vuol dire che l'ente procedente, il responsabile del procedimento, si spoglia delle sue potestà di verifica e di controllo. Vuol dire semplicemente che queste attività necessarie e senz'altro obbligatorie andranno effettuate in un momento successivo. Quindi, in questo modo, questo articolo 18 della legge 241 rende generale e permanente,
quindi non più soltanto transitoria, invece quella che era stata nello stesso articolo 264 del decreto rilancio che abbiamo citato prima, a proposito dell'articolo 17 bis, l'articolo 264 aveva ampliato fino al 31 dicembre di quest'anno la possibilità per cittadini e imprese di utilizzare le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, però richiesti a corredo delle istanze di erogazione di benefici economici, comunque denominati in relazione all'emergenza Covid-19. Quindi chiaramente lì era una norma relativa all'aspetto, quindi finanziamenti e benefici pubblici connessi all'emergenza Covid, quindi tutti i benefici erogati sia a livello centrale dal governo che dall'INPS, ma anche dalle singole regioni. E però era legato soltanto, ripeto, all'emergenza Covid. Qui invece con il nuovo articolo, con questo nuovo comma 3 bis dell'articolo 18, intanto si svincola la materia dalla finalizzazione appunto all'emergenza Covid e poi soprattutto si rende definitivo, permanente si rende permanente questa innovazione. Questa modifica, quindi questo inserimento del comma 3 bis dell'articolo 18 della 241 deve essere messo in relazione con l'articolo 12,3 dello stesso decreto che autorizza gli enti locali, in particolare quelli di area vasta, quindi province e città metropolitane, a gestire in forma associato l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18. Quindi, cosa vuol dire? Qual è la conseguenza pratica di questo? È che le province e le città metropolitane possono definire nei consessi ovviamente previsti dal TUEL, quindi le assemblee dei sindaci nel caso delle province o nelle conferenze metropolitane, nel caso delle città metropolitane, degli appositi protocolli per organizzare l'esercizio delle funzioni connesse all'attuazione delle norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi. Questo è uno strumento importante, perché è possibile, cioè in ambito di area vasta, in ambito provinciale o di città metropolitana, stabilire delle regole, diciamo, per l'effettuazione dei controlli e quindi per dare attuazione pratica alle disposizioni di cui all'articolo 18. Chiudo con una breve disamina del nuovo articolo 21 decies che è stato aggiunto appunto dalla novella direttamente dalla legge di conversione, in questo caso del decreto semplificazione. Quindi c'è un nuovo articolo 21 decies che riguarda che cosa? La riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi che riguardano uno o più atti emessi nel procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale. Quindi nel procedimento di autorizzazione di VIA vi era stato l'emissione di un parere, di un atto più o meno vincolante, che è stato poi successivamente annullato dal giudice, era stato annullato dal giudice. In questo caso il proponente può chiedere all'ente procedente, immaginiamo può essere il SUAP, può essere il SUA, il SUE, voglio dire, eccetera. Quindi, oppure può essere l'autorità competente, la regione, tipicamente in caso di VIA. Può chiedere l'attivazione di un procedimento semplificato, quindi non dovrà ripartire da capo a chiedere un'altra volta tutti gli atti che erano stati già emessi, ma può avere un procedimento semplificato. In che senso semplificato? Viene disciplinato il caso, nella fattispecie dell'articolo 21 decies, in cui non siano necessarie modifiche al progetto. L'intervento, il progetto, quello era e quello rimane. Quindi restano fermi, in questo caso, tutti gli atti e i provvedimenti già rilasciati validamente dalle amministrazioni interessate, si deve riesprimere l'ente, soltanto l'ente che ha adottato l'atto che è stato cassato, che è ritenuto viziato dal giudice. E ovviamente dovrà provvedere a integrare la sua istruttoria, quindi anche le sue valutazioni, per superare i rilievi indicati dalla sentenza di annullamento. Quindi in pratica che cosa dovrà succedere? Dovrà succedere che entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione provvede a trasmettere l'istanza a chi? All'amministrazione, all'ufficio che ha emanato l'atto viziato. Nei 30 giorni successivi dalla ricezione, l'amministrazione che aveva emanato l'atto viziato provvede a rimettere l'atto, tenendo conto naturalmente dei rilievi mossi dal giudice, e
emesso questo atto, nei 30 giorni ancora successivi, naturalmente parliamo in questo caso senza, sempre di 30 giorni solari consecutivi, oppure nel caso in cui ciò non sia stato fatto, nei 30 giorni dopo la decorrenza dei precedenti 30 giorni, l'amministrazione precedente, quindi può essere il SUAP, tranne il SUE, tranquillamente, riemette, o in questo caso l'autorità competente in caso di VIA, riemette il decreto di autorizzazione o di VIA. Dice la norma in attuazione, ove necessario, degli articoli 14 quater e 14 quinquies della 241 che riguardano, in particolare, lo ricordiamo, l'articolo 14 quater, la conclusione della conferenza di servizi, quindi eventualmente anche attraverso la conferenza dei servizi. Quindi questo è fondamentalmente, mi dispiace aver corso in questo modo, ma altrimenti non stavamo nei tempi. Questo è quello che prevede fondamentalmente l'articolo 21 decies, quindi l'obbligo per l'obbligo per l'ente che ha emanato l'atto viziato, ma quindi a cascata anche per la stessa amministrazione precedente, di innestare su semplice richiesta del privato un provvedimento molto, molto semplificato e molto velocizzato. Ora io, Paola, vedo che mancano 6 minuti alla conclusione del webinar. Come al solito direi se Isabella nel frattempo ora 5 minuti, se Isabella vuole cominciare a dare qualche risposta, non so se ce n'è, alle slide che ha proiettato lei, io magari mi comincio a leggere qualche domanda posta sul mio intervento. Grazie. Sì, allora se vedo che Isabella non riesce a riconnettersi, allora se Ok. c'è qualche domanda che vuoi rispondere tu. D'accordo, ok. Il tempo di leggerla in tempo reale. Allora, una prima domanda. Aspettate che cerco di leggere bene. Allora, dunque, come può il SUAP adottare il provvedimento senza i pareri che di solito riportano prescrizioni di tipo tecnico? Allora, questo è un oppure c'era un'altra che dice applicata al settore commercio per autorizzazione SCIA, non devono essere verificati i requisiti in fase istruttoria? Allora, sì, il discorso è quello, cioè questa è la riforma dell'articolo 18, con l'introduzione del comma 3 bis, non fa altro che, come dire, estendere a tutti i procedimenti quello che è un canone tipico della comunicazione della SCIA. Cioè, intanto, anche nella SCIA, no, io devo sempre effettuare le verifiche. Io, infatti, ho premesso prima nel mio intervento il responsabile del procedimento non si spoglia mai della sua potestà di effettuare i controlli, ma chiaramente questo non vuol dire che nel frattempo, nel caso di SCIA, l'attività non possa essere, o il cantiere nel caso di SCIA edilizia, non possano essere avviati in tempo reale. Quindi semplicemente vuol dire io devo semplicemente basarmi sulle autocertificazioni rese dal privato. È chiaro, questo va ricordato sempre in queste sedi, forse anche nella modulistica che verrà fatta, forse andrà calcato ulteriormente la mano. L'articolo 264 del decreto di rilancio, che più volte abbiamo citato, più volte ha chiarito che vengono aggravate le sanzioni, anche penali, in questo caso per coloro che dichiarano il falso alla pubblica amministrazione. Quindi più si dà potere come istituto di sussidiarietà orizzontale all'autocertificazione, più naturalmente è necessario che vengano aggravate le sanzioni. Cioè il privato deve essere il tecnico richiedente, l'intermediario che agisce in nome e per conto suo nella stragrande maggioranza delle volte, deve assolutamente essere, come dire, consapevole, lo è già, ma a volte, come dire, si fa finta di non essere pienamente consapevoli, che rilasciano dichiarazioni che valgono a tutti gli effetti come se fossero già dei pareri delle pubbliche amministrazioni, quindi se ne assumono tutta la potestà. Dopodiché,
Naturalmente la norma è chiara, quindi io prima esito il procedimento e poi, come se fosse anche una scia, e poi naturalmente faccio i controlli. È chiaro che se ho una dichiarazione mendace, non solo si applica l'articolo 21 nonies della 241, perché ho letto anche prima un collega che faceva una richiesta del genere, dice: ma se c'è una dichiarazione mendace, se c'è la dichiarazione mendace non soltanto si applica l'articolo 21 nonies, ma vi ricordo anche che si applica l'ultimo comma della stessa norma che prevede che non si applicano neanche i 18 mesi, quindi in quel caso non ho neanche la tempistica massima di 18 mesi, quindi la dichiarazione mendace intesa come dolosamente falsa, che non è la dichiarazione non veritiera, non confondiamo, è la dichiarazione dolosamente falsa. Naturalmente può essere perseguita in questo caso anche al di là dei 18 mesi previsti dalla norma. Allora, come può il SUAP, ripeto, adottare il provvedimento senza i pareri? Come può, io le ribalto la domanda, come può l'ufficio procedente chiudere una conferenza di servizi in mancanza dei pareri? Lo fa, lo deve fare, lo ha detto anche prima a chiare lettere la dottoressa Paparo. Ma già il sistema era abbastanza chiaro prima. Io ritengo che questa norma sia più che altro di chiarificazione. Una volta che non sono pervenuti i pareri, naturalmente il responsabile del procedimento, per non incorrere in precise responsabilità di carattere anche disciplinare, anche amministrativo, deve chiudere il procedimento considerando l'assenso come incondizionato. Quindi senza condizioni. È responsabilità, e con questo chiudo perché ho visto che siamo a zero, è responsabilità dell'ente che non ha rilasciato il parere, quel vulnus che si crea nell'atto finale. Ricordo a tutti che già fin dal 2008, con l'articolo 38 del decreto 112, per chi si occupa di SUAP lo sa, ma ha ragione con l'articolo 7 del DPR 160, è scritto a chiare lettere che il responsabile SUAP non può mai essere chiamato a rispondere della mancata emissione di pareri. Quindi questo nel caso specifico come l'ex specialis dello sportello unico è valido fin da oltre un decennio. Io, Paola, avrei terminato, poi con Isabella rispondiamo magari alle altre domande. Mi scuso con tutti, ma il tempo è tiranno. Grazie. Allora, grazie, assolutamente, assolutamente grazie a tutti. Per le domande le troverete sulla pagina di Eventi PA nella quale vi siete collegati. Ci vediamo il 14 e buon proseguimento a tutti.